Pocrissimo di vittoria al Banolis per il Teramo, che sbriga senza troppi problemi la pratica Foggia per 2-0, lanciandosi ora la sfida di domenica al Liberati contro la capolista ternana. La formazione di Marchionni è ben poca cosa rispetto a biancorossi, che si limitano ad approfittare degli errori altrui. Paci cambia solo il reparto avanzato rispetto alla vittoria sul Catania, dentro Bombaggi, Cappa e Pinzauti per un 4-3-3 in fase di non possesso, mentre il Foggia decide di coprirsi fin troppo spostando il centrocampista Rocca a fare la seconda punta. I Satanelli paiono iniziare con lo spirito giusto. Curcio dopo 2 minuti gira al volo verso la porta del Teramo, ma Lewandowski para senza problemi. Poi per 2 volte sarà Bombaggi a farsi vedere, prima al 19° con un cross dalla sinistra e poi con una girata, ma in entrambi i casi Fumagalli deve fare poco. Santoro si fa vedere invece con un paio di percussioni, chiamando anche la parata il portiere ospite al 24° con un tiro dalla distanza. Gentile lo imita al 36°, anche in questo caso però con Lewandowski che ferma senza patemi. L'unica emozione arriva al 42°, da un angolo di Arrigoni, Diakité fa la torre per Ilari, che gira di testa verso la porta centrando la traversa. La palla poi finisce sulla linea, non varcandola del tutto, secondo il primo assistente, nonostante le proteste di casa. La ripresa in ogni caso si mette subito bene per il Teramo. Anelli sbaglia la gestione del pallone, Bombaggi approfitta trovando Fumagalli, ma Cappa è pronto a ribattere a rete segnando il vantaggio e diventando il nono marcatore stagionale biancorosso. Il Foggia prova la reazione al decimo, quando Curcio non arriva di un soffio a raccogliere un cross di De Andrea. Bombaggi vuole il gol e lo cerca anche al 13°, mirando però troppo in alto una punizione da buona posizione. Al 22° Ungo fa le prove di quello che sarà il raddoppio del Teramo sul finale, con Pinzauti che indirizza però al lato. Al 25° Gerbi fa il suo esordio con la maglia del Teramo al posto di Cappa. Marchionni cambia gli uomini, ma non la sostanza di una squadra che non riesce a proporsi. Il tentativo alto di Curcio al 38° è tipico di una squadra senza troppe idee. Idea che invece ha Mungo al 39°, quando serve in profondità Pinzauti, che questa volta con un bel diagonale in corsa firma il definitivo 2-0 ed il secondo centro in campionato dell'attaccante. Con il secondo posto solitario in tasca, solo i 4 punti dalla vetta, adesso per il Teramo è davvero tutto pronto per la sfida alla capolista Ternana.